Ciao, sono Giuseppe di bastamuffa.com. Mi trovo a casa di un mio cliente a cui abbiamo fatto un lavoro qualche mese fa e finalmente abbiamo avuto la possibilità di poter tornare per ammirare i risultati dopo che sono stati fatti i lavori. Quindi quello che vedrai in questo video è la carrellata di tutto l'appartamento e cercherò anche di mettere in sovrimpressione le immagini del prima, in modo che potremo ammirare il prima e il dopo. Buona visione allora! Allora, eccoci qua, siamo nella famosa sala che nelle immagini che potrei vedere in questo video era veramente pienissima di muffa. Questo era l'angolo dove tra l'altro io avevo fatto il test della muffa e aveva dato risultato positivo all'Aspergillus. Al di là che adesso tu vedi tutto bianco, che ovviamente era facilmente realizzabile anche con qualunque pittura, quello che vorrei un po' raccontarti è quello che abbiamo fatto, perché ovviamente ci siamo trovati con una situazione che si protraeva da veramente tanti anni, quasi una decina. E non era certamente sufficiente intervenire con una normale pittura termica e basta. Infatti qui devi sapere che c'è la sovrapposizione di tre, anche quattro prodotti, perché per esempio questo angolo era nerissimo e la muffa correva fino alla finestra e abbiamo dovuto trattare con due prodotti disinfettanti, uno liquido come trattamento preliminare e un altro in crema che è fatto proprio da fondo. Una volta che abbiamo disinfettato queste pareti abbiamo applicato un fondo termico, cioè la nostra migliore guaina termica, perché quei punti lì avevano almeno 3 gradi in meno quando li abbiamo misurati, e poi abbiamo completato il tutto con la pittura termica. Però è stato veramente un lavoro molto laborioso e abbiamo elaborato questa soluzione stanza per stanza. Per esempio questo è appunto il salone e adesso mi sposterò anche nelle altre stanze per spiegarti cosa è successo e farti vedere il risultato. Eccoci qua, allora siamo nella famosa scalinata dal soffitto altissimo. Non so se hai avuto modo di vedere il vecchio video, ma qui in alto c'era una muffa nerissima, che più nera non si può, che purtroppo si era formata in tanti anni di freddo e non riscaldamento, perché questo è un vano scalico, ovviamente non ha la possibilità di essere riscaldato come le altre stanze, e purtroppo il risultato è stato che inevitabilmente si è formata della muffa. Adesso io, mentre che cammino, ti spiego un po' quello che è successo. Quindi fondamentalmente in questo angolo siamo più di 4 metri di altezza, anche se non sembra, qui ci sono dei finestroni altissimi, quindi ti puoi rendere conto dell'altezza. Siamo dovuti arrivare con un trabattello, perché ovviamente non ci si riusciva ad arrivare neanche con la perdita del rullo, e abbiamo fatto fondamentalmente la stessa cosa della sala. Quindi prima disinfettato con un liquido per levare veramente il grosso della muffa, quindi niente candeggina in questo caso perché sarebbe stata inutile. Dopodiché abbiamo applicato un fondo in crema, sempre senza sostanze tossiche, perché non potevamo esattamente avvelenare i padroni di casa, e gli angoli li abbiamo rimessi a nuovo. Dopodiché tutto l'intero vano, qui si è resa necessario, è stato trattato con la più potente guaina termica, perché la differenza di temperature era notevole e vedremo quest'inverno quelle temperature come saranno molto più alte, e poi altre due mani di pittura termica, quindi anche qui 4 prodotti. Ti rifaccio una carrellata del vano scale. Come vedi è un locale molto ampio e c'è anche parecchio eco, perché appunto è una stanzona molto grossa. Direi che possiamo procedere con le camere da letto. Rieccoci di nuovo nella nostra carrellata e siamo arrivati nella camera dei ragazzi. Allora, anche questa parete era veramente messa male. Ora metterò in sovrimpressione l'immagine per farti ricordare la situazione. Qui c'era un problema di condensa sia da questa parete, sia che andava a finire nel soffitto e ovviamente anche sulla parete esterna. Come vedi qui ancora non abbiamo rimesso tutto a posto, però è stato importantissimo sgombrare questa libreria, perché ovviamente c'erano un sacco di libri e oggetti vari che ostruivano anche la visibilità e comunque passava molto meno aria, e in queste diciamo cellette si è formata anche qui della muffa. Qui siamo andati leggermente più leggeri come trattamento, perché abbiamo utilizzato ovviamente il disinfettante in crema perché era necessario, non si è reso necessario il doppio passaggio di igienizzante perché la situazione non era catastrofica, però comunque abbiamo dovuto disinfettare per bene tutto. Dopodiché abbiamo usato sulla parete fredda, quindi questa e quella diciamo in fondo, allargandosi a distanza di sicurezza, la nostra guaina termica, e poi ovviamente due mani di pittura termica a base di ceramica a completare anche sui muri interni. Quindi quello che adesso tu vedi è il lavoro di rimesso a posto tutto, però in realtà si è dovuto togliere tutto, quindi è stato abbastanza tragica dover spostare questo armadio, ma l'abbiamo dovuto fare. Passiamo adesso al bagno.
Eccoci qua, siamo in questo bellissimo bagno che ai tempi ricordo molto bene, ero venuto a misurare con la mia pistola termica, non aveva dei problemi gravissimi rispetto al resto della casa, però era nero di muffa e il problema si stava diffondendo a macchia d'olio. Nei bagni il tipo di intervento è un po' diverso perché avendo una porzione veramente molto piccola da trattare, ci siamo potuti prendere, diciamo, la libertà di trattarlo interamente solo con la guaina termica, perché devi sapere che la guaina termica ha un potere isolante persino superiore della pittura termica, quindi per motivi di costi non possiamo fare ovviamente appartamenti interi con la guaina termica, ma in questo caso, visto che la porzione è minima, il colore bianco e la finitura del bagno era leggermente rustica, si è prestata perfettamente. Quindi disinfettato con l'antibatterico in crema e tre passate di guaina termica, fine. Non c'è bisogno di pittura termica in questo caso. Allora, ci resta solo la camera da letto e abbiamo finito il nostro tour della casa. Ci troviamo adesso nella camera da letto e questa è una delle camere che ci ha dato più problemi perché i punti con muffa erano un po' dappertutto. C'era questa parete dietro al letto che era molto fredda e probabilmente causava anche qualche fastidio, come dire, tipo torcicollo, perché un muro freddo alle spalle non lo consiglio mai a nessuno. Intorno alle finestre qui c'era sicuramente della muffa, quindi abbiamo trattato i punti come al solito con un trattamento igienizzante adeguato, messo il fondo su tutte le pareti dove avevamo evidenziato dei punti termici marcati, ma la camera continua anche di qua perché qui eravamo arrivati che anche intorno a questa bellissima porta finestra c'era parecchia muffa, quindi questo armadio era veramente difficile da smontare, abbiamo fatto il meglio che si potesse fare, nel senso di arrivarci smontando magari l'ultima parte dell'armadio, però la cosa si è resa necessaria. Quindi fondamentalmente adesso al di là del bellissimo bianco che è solo l'effetto ottico che può dare anche qualunque pittura, anche non antimuffa, quello che, come dire, devi sapere che c'è dietro è, io adesso appoggio la mia mano, ma il muro è veramente molto più isolato, cioè si sente che è come se fosse quasi riscaldato. E questo è l'effetto dei prodotti termoisolanti che chiaramente rispetto a prima avevamo una parete al tocco molto fredda, adesso quando si accenderanno i riscaldamenti, anzi, lo sono già, nonostante oggi una bellissima giornata di fine ottobre, è lì che verrà messa in difficoltà il nuovo rivestimento, nel senso che non deve più formarsi condensa. Ovviamente noi monitoreremo a intervalli regolari la situazione di questa casa, però considerato che avevamo una situazione di 10 anni di muffa veramente molto critica, credo che il proprietario di casa sia veramente soddisfatto. Poi attenderemo ovviamente il momento giusto, che passi almeno un anno o due per richiedere la testimonianza del padrone di casa, perché adesso siamo a fine lavoro, quindi ci teniamo di vedere i risultati alla lunga distanza, perché sarebbe troppo facile venderti questo video come soluzione del problema quando in realtà abbiamo pitturato 4 mesi fa. Quindi al momento volevo solo mostrarti la bellezza di un risultato finale fatto da un applicatore che sa utilizzare questi prodotti e ci riaggiorneremo più avanti perché questo video è praticamente interminabile perché noi per tutta la vita monitoreremo questo caso, visto che ormai siamo anche in amicizia col padrone di casa.